Allora, direttore, il mercato finalmente, forse direi, è terminato. L'Arezzo ha messo a segno gli ultimi due colpi proprio nelle ultime ore. Santoro e Chierico, perché? Che caratteristiche hanno e cosa danno in più al reparto di centrocampo? Allora, Santoro è quella caratteristica di quel centrocampista un po' più d'ordine, no? Che stavamo cercando dopo l'infortunio di Damiani. Mentre Luca Chierico, ecco, c'è stata questa possibilità, questa opportunità, io direi, di portare avanti questa trattativa, perché è un giocatore che ho seguito in questi ultimi anni e abbiamo fatto una considerazione. Ecco, diversa dal punto di vista tecnico. Purtroppo, ecco, abbiamo deciso di sacrificare Giovanni per inserire un giocatore come Luca che ci dà quel qualcosa di diverso che stavamo cercando in termini di qualità e anche di palleggio e di dinamicità. Quindi siamo contenti perché abbiamo portato a termine due giocatori giovani, bravi, che completano un reparto già molto molto importante. In attacco è arrivato Tavernelli, è arrivato anche Ogunsei e ti chiedo su Tavernelli prima come è nata questa trattativa Lampo che insomma ha portato ad Arezzo un giocatore che sembrava dovesse andare in via alla Juve Stabia, no? Ma poi è saltata all'ultimo momento. Sì, è stata velocissima come trattativa, devo dire, ecco, grazie al suo agente che ringrazio, a Osvaldo, perché lui sapeva benissimo, era un giocatore che mi è sempre piaciuto, ho sempre seguito anche lui e quando è nata questa possibilità, veramente anche in tarda notte, quindi ho cercato di accelerare avendo comunque dei rapporti importanti anche con la Casertana. Siamo andati subito in chiusura e siamo contenti perché abbiamo inserito un giocatore veramente importante per questa categoria. Ecco, lui era un giocatore che ambiva alla B perché nelle sue corde c'erano diverse squadre, non solo la Juve Stabia, però siamo contenti di aver chiuso un giocatore veramente importante. Le trattative per l'attaccante sono durate praticamente tutti i 2 mesi di campagna trasferimenti. Ti chiedo se Ogunsei è sempre stata la tua prima scelta, se di prime scelte ne avevi più di una e con che formula alla fine è arrivato, se c'è prestito con diritto di riscatto, se c'è anche l'obbligo in caso di promozione dell'Arezzo in Serie B. No, Roberto devo dire che è uno dei giocatori che è stato sempre inserito nella nostra lista di attaccanti, in base a tutte le considerazioni che abbiamo fatto col mister. Poi ci sono mille dinamiche dove magari, ecco, a volte puoi riuscire ad accelerare in certe situazioni, ma non dipende solo da noi e quindi, però è un giocatore a mio avviso importante perché portiamo dentro un giocatore di esperienza, un giocatore che è abituato a fare campionati di un certo livello, quindi ci aspettiamo tanto perché Roberto secondo me è quella struttura anche importante, perché lui è vero che è un giocatore di grandissima struttura, ma io ci ho giocato contro qualche anno fa e mi ricordo di un giocatore che accelerava pure, quindi penso che possa darci veramente, veramente tanto Roberto all'interno di questa squadra. Hai un rimpianto per questo mercato? Poi non so se volevi aggiungere qualcosa Sì, sulla formula, sì, del la trasferimento. formula è col diritto di riscatto a favore nostro, quindi ecco, ci auguriamo che lui possa fare bene per poter prendere in considerazione in prospettiva e portarcelo a casa definitivo. C'è un rimpianto che hai in questa sessione di mercato? Qualche giocatore che magari ti è sfuggito, qualche trattativa che non è andata in porto, che invece ti stava a cuore? Non so, penso a Fiordilino, che è l'ultima che è uscita proprio ieri. No, ma più che il rimpianto a cuore non è, sono dinamiche che poi sono opportunità che ti mette di fronte il mercato, no? Poi ci sono quelle cose, ecco, che magari non riesci a chiudere, non riesci a fare, ma io devo dire che ci riteniamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La questione Fiordilino era nata, era una cosa che ci stuzzicava, però ecco, è durata veramente poco quando capisci che non c'è apertura. Va bene, cioè non è, quindi siamo stracontenti e felici di come abbiamo terminato questo mercato. È un mercato all'insegna della continuità, no? Lo possiamo definire così. Prima hai sottolineato anche il valore che hai dato a un lavoro che anche tu avevi portato avanti, diciamo,
negli ultimi due anni, anche se con un ruolo diverso, no? E nel calcio soprattutto la continuità per una squadra ambiziosa è un valore da salvaguardare. Non so se la pensi così, credo, alla luce dei fatti. Assolutamente sì, è un discorso di continuità perché era doveroso da parte mia, perché io ho iniziato questo percorso, ecco, questo è il mio terzo anno, i primi due anni, se vogliamo, ecco, avete usato spesso da apprendista, va benissimo, ho cercato di apprendere il più possibile e cogliere l'attimo, ringraziando il presidente perché ha avuto grande coraggio di darmi una possibilità veramente importantissima, di darmi anche grande supporto, perché non mi nascondo che anche nelle varie ore di mercato l'ho contattato spesso proprio per avere un confronto con il presidente, perché a me piace coinvolgerlo e condividere tutte le scelte che abbiamo fatto, quindi sono d'accordo con quello che hai detto, assolutamente. Cambia qualcosa per gli obiettivi dell'Arezzo adesso, dopo questa campagna acquisti? È aumentata la competitività interna, sono arrivati più giocatori di qualità, insomma l'obiettivo è sempre migliorare l'ottavo posto o hai un po' alzato l'asticella anche delle ambizioni? No, io penso che voi avete imparato a conoscermi, non mi sono mai nascosto e non ci siamo mai nascosto, direi. Non è che in base ai giocatori ci cambia l'obiettivo, siamo all'interno di un girone a mio avviso pazzesco di squadre che nelle ultime ore di mercato hanno inserito giocatori veramente importanti e quindi ci sarà equilibrio sicuramente fino alla fine. La Torres, che è quella squadra che ha quel qualcosa in più, che ha dato filo da torcere lo scorso anno a Cesena, quindi vorrà ripetersi assolutamente, e noi vogliamo migliorarci, non è il giocatore in più o meno che ci determina la posizione di classifica. Siamo arrivati ottavi, vogliamo cercare di fare meglio dello scorso anno. Poi ecco, non è vietato sognare, ma vogliamo bassi perché abbiamo tutte le carte in regola per alzare quella famosa asticella, per dare continuità al percorso di crescita. Ti chiedo un'ultima cosa, hai dovuto anche conciliare, credo, no, le esigenze tecniche con quelle di budget. Ti chiedo quanto è stato difficile mettere insieme le due cose e quanto costa adesso l'Arezzo rispetto anche al passato che hai vissuto anche in Serie C. No, ma io devo dire, vista dalla parte di qua adesso. Sì, conciliare i numeri, perché tu devi dare sempre un occhio ai numeri, assolutamente. Io poi sono un po', ecco, sono anche abbastanza parsimonioso sotto questo aspetto, quindi ecco, sono stato un aziendalista da anche forse non l'ho mai trasmesso, ma anche da giocatore, quindi bisogna dare assolutamente valore e occhio ai numeri in chiave mercato. E poi ricordami, no, ti avevo chiesto di quell'Arezzo adesso quanto costa. No, costa un po' di più, no? Anche perché sono salite le ambizioni, immagino, ma anche rispetto agli anni di Serie C che hai fatto tu qua ad Arezzo, anche anni che hanno portato buoni risultati, penso a quello che si concluse con i playoff con il Pisa. Sì, ma devo dire che poi ecco, siamo nei numeri un po', ecco, di quelle squadre che vogliono fare quel saltino in avanti. Non è che può sembrare all'esterno che magari sia stata fatta qualche spesa pesante, ma no, anzi, abbiamo un presidente dove dobbiamo frenarlo, perché veramente con l'entusiasmo e con la grande disponibilità che mi ha sempre dato e messo a disposizione, io ho cercato, ecco, di essere sempre abbastanza misurato, e costa non, nei limiti di quello che vogliamo fare questo campionato.